Ciao, come farlo impazzire per te? Per farlo impazzire d'amore per te devi entrare rapidamente in contatto con la sfera emotiva dell'altra persona. Per entrare rapidamente in contatto con la sfera emotiva dell'altra persona devi generargli delle tensioni. Paradossalmente, se tu se gli dai sicurezza, stima, affidabilità, considerazione, non potrà mai impazzire per te, perché sarà tutto logico, prevedibile, gestibile dalla parte logica. Invece devi mettere in atto dei comportamenti che lui non possa interpretare da un punto di vista logico e quindi attribuirsi la responsabilità del tutto, tenderà a viversi il senso di colpa, tenderà a viversi il senso di inadeguatezza, tenderà a viversi il fatto di non sentirsi conforme al suo ruolo di maschio in grado di coinvolgere e di sedurre. Questo lo farà impazzire. Lo farà impazzire perché andrà a destrutturare completamente ogni tipo di ragionamento logico-razionale. E quindi sentirà una spinta compulsiva, inarrestabile verso di te. E quindi le tecniche che devi utilizzare per questo sono le tecniche, ad esempio, del push-pull, del tira e molla, cioè arriva a dare e poi togliere, nel momento, ma si coinvolgerà quando toglierai, non quando darai. Dare è soltanto un'esca per dargli l'illusione di aver effettuato una conquista. Nel momento in cui toglierai a livello analogico, a livello non verbale, l'altra persona si renderà conto di essere innamorata e di essere coinvolta di te e quindi la parte emotiva prenderà il sopravvento. A quel punto lì non ci sarà più nulla da fare. Questo puoi farlo anche, diciamo, mettendo in atto delle strategie non verbali, rendendoti conto, ad esempio, che dicendo le cose, allontanandoti dalla persona, creerai una sorta di vuoto per cui la persona tenderà a inseguirti. Questo sarà un innesco analogico, un innesco non verbale per iniziare a produrre un comportamento di inseguimento. Ed è come una pallina di neve che una volta che viene avviata poi diventa una valanga. Dopodiché la cosa interessante è che non devi fare più nulla perché ci penserà la sua mente emotiva a infertizzare, ad amplificare il tutto. In questo modo questa persona perderà la testa per te, impazzirà d'amore per te, penserà che sei il suo oggetto di desiderio. Ecco, farli impazzire per te significa entrare nel ruolo dell'oggetto di desiderio. Alcune persone penseranno addirittura di non poter più vivere senza di te, genera un attaccamento molto forte in questo modo, andando a coinvolgere completamente e totalmente la sua sfera emotiva. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo che venerdì 19 maggio terrò a Torino un corso su come abbattere la paura dell'abbandono affettivo per poter coinvolgere e sedurre chi vuoi. E venerdì 19 maggio, Torino, ore 20:45, presso l'Educatore della Provvidenza in corso 3013. Se sei interessata o interessato, il riferimento è il 333 1511703. Le info le metto nel box e ti ricordo inoltre di iscriverti al mio canale YouTube perché questo ti darà la possibilità di vincere dei corsi gratuiti con me. E quindi, siccome l'estrazione sarà breve, affrettati ad iscriverti al canale. Ciao!